Una tragica vicenda nel Regno Unito ha visto la morte di Josh Alexander, 21 anni, e della sua compagna incinta, Jessica Paul, 18 anni, in un incidente stradale avvenuto nel Kent. L'inchiesta sospetta che la manomissione di un segnale stradale sia stata la causa principale dello scontro con un camion a un incrocio. La coppia, impiegata come fattorini di cibo d'asporto, si dirigeva al lavoro per guadagnare prima della nascita del loro bambino. Secondo l'agente Simon Masterson, esperto di collisioni stradali, la segnaletica sbiadita e un segnale di precedenza ruotato di 61 gradi potrebbero aver confuso Josh, impedendogli di riconoscere l'incrocio imminente. La segnaletica, oltre ad essere fortemente usurata, presentava anche un triangolo di avvicinamento logoro ma distinguibile. Un filmato ha rivelato che Josh viaggiava tra le 50 e le 56 miglia all'ora, rispettando il limite di velocità di 60 miglia all'ora. Tuttavia si sospetta che una momentanea distrazione con il telefono possa aver contribuito alla tragedia. La comunità è scossa dalla perdita di questa giovane coppia, mentre l'inchiesta continua a cercare di comprendere le circostanze precise e le eventuali responsabilità legate alla manutenzione della segnaletica stradale.